Allora, Emanuela, l'hai saputo? I nostri cartoon hanno deciso di andare a convivere. Ma che bello! Allora, vorrei una casa per loro. Allora, io pensavo così, ingresso verso, aspetta, l'ingresso verso sud, cosa dici? Così ci entra il sole, oppure la sala sarebbe meglio. Lo voglio molto bello, voglio una cosa, com'è che No, no, facciamo? no, Manuela, dai, lascia perdere, perché oggi possiamo chiedere tutto questo a Veronica, l'ospite di oggi, in fatto, l'ospite perfetta, eh. Ciao, Ciao! ciao! Ciao Ciao a tutti, Veronica, grazie di avermi invitata, è un piacere essere qui con voi. grazie a te. Presentati tu, dici chi sei. Volentierissimo, allora avete introdotto bene, io sono una property finder, quindi mi occupo proprio di cercare case per i miei clienti, partendo proprio dal loro brief, dalle loro aspettative, da quello che desiderano. E quindi per me è molto, molto, molto importante capire esattamente cosa stanno cercando. Ho iniziato questo lavoro da 2 anni circa, quindi con l'arrivo della pandemia tanti come me si sono reinventati e io mi sono lanciata in una nuova avventura. Da prima lavoravo nel mondo della comunicazione, dove ho gestito eventi, aspetti del digital, campagne, ho lavorato sia in Italia che poi in campo internazionale, precisamente a Los Angeles, tra Los Angeles e New York, diciamo. E dopo essere rientrata, ho continuato la mia carriera nel mondo degli eventi fino all'arrivo appunto della situazione che tutti speriamo che ci siamo lasciati alle spalle, che devo dire a me ha dato modo di reinventarmi con grande entusiasmo in un nuovo lavoro, pur portandomi dietro tutti gli aspetti della comunicazione, delle pubbliche relazioni che comunque ho sviluppato nel corso della mia carriera. E quindi ho iniziato questo lavoro che non è ancora così forte in Italia. Invece lo è molto in America, da cui chiaramente mi sono ispirata, che è appunto quello del property finder, per cui non si tratta di acquisire immobile e poi andare a cercare il cliente, ma si parte proprio da quello che uno sta cercando. Quindi mi sono un attimino specializzata in questo aspetto nel mondo del real estate. Quindi appunto professione innovativa e non a caso, no? È guardato anche molto all'estero, però quando si parla di professioni innovative, Veronica, io sono convinto di una cosa, no? Che un pochettino tutti dall'esterno confonderanno, ti chiederanno ma cosa fai di preciso? E di sicuro credo che la tua professione venga un pochettino confusa con un'altra più tradizionale, cioè che quello dell'agente immobiliare, diciamo più standard, classico, tradizionale. Ma quali sono le differenze più che tra le due professioni, magari tra i due approcci, forse è più giusto parlare di questo? Sì, assolutamente bravo, hai colpito in pieno perché io sono un agente immobiliare comunque abilitato alla Camera di Commercio, regolarmente iscritto, perché appunto per iniziare questa professione per me era importante studiare, prendere il patentino e posizionarmi in maniera seria nel mercato. La differenza tra i due è un po' appunto spiegata nell'approccio, perché l'agente immobiliare parte dall'immobile, cioè lavora per acquisire degli immobili che poi andrà a posizionare sul mercato o fuori mercato, tradizionalmente magari con i canali standard dell'online, per andare poi a ricercare il cliente per quella casa. Io invece faccio esattamente il gioco contrario, cioè parto dal cliente, mi siedo col mio cliente, mi pagano per bere i caffè fondamentalmente ormai, dove devo riuscire davvero a capire tutte le sue esigenze. I miei clienti sono poi prevalentemente anche internazionali, quindi si tratta proprio di fare una vera e propria consulenza che parte da anche dove vuoi stare a Milano, cioè non solo gli aspetti della casa, ok? Attenzione, perché per me è importante anche riuscire a capire la personalità del mio cliente per poi posizionarlo anche in una zona, in una situazione che so che può essere più positiva per lui. Poi non solo anche nelle case, ad esempio io ricerco anche commerciali, mi capita di trovare le sedi di aziende, di agenzie di comunicazione, quindi devo anche andare a cercare di capire poi anche professionalmente dove una persona, un'azienda possa trovarsi meglio e affrontare al massimo il proprio cambiamento, perché poi quando uno cambia casa e negozio, ufficio, comunque si tratta sempre di cambiamenti, no? E quindi diciamo li prendo a braccetto e li aiuto in questo passaggio.
Che bello, bello, è proprio una modalità differente e mi piace anche molto la tua comunicazione. Tu davvero ci metti la faccia, ci metti l'entusiasmo. Ho letto su un tuo post, adesso te lo riporto all'incirca così, dicevi metterci la faccia, paura di sbagliare e divertimento sono gli ingredienti del tuo lavoro. Piaceva che tu ci parlassi di come hai fatto a superare la paura di sbagliare, oltretutto ci metto la faccia, ho paura di sbagliare, ma arrivo a divertirmi. Questo è stato un passaggio che mi ha colpito tantissimo e credo potrebbe essere molto interessante per tutti, ma soprattutto per chi inizia con un nuovo lavoro, inizia a presentarsi su un social, eccetera. Ci racconti come hai fatto? Assolutamente, grazie Emanuela per aver letto questo post, perché poi a me piace tantissimo raccontare gli aspetti, insomma, del mio lavoro e questo è un tema per me importante. Allora, parto dicendoti che la paura di sbagliare per me non passa mai e quando è sana è propedeutica e positiva nel far bene. Io mi occupo di un lavoro che ha degli aspetti legali, burocratici molto consistenti e essendo una persona umana molto attenta ai cambiamenti delle altre persone, voglio sempre lasciare il lusso a chi affronta un cambiamento di potersi occupare soltanto dei suoi aspetti emotivi, no? Di non doversi magari trovare in delle situazioni complicate e complesse. Quindi quello che faccio è vivere costantemente al telefono con i miei tecnici, avvocati, notai, che ormai praticamente hanno la X quando chiamo io perché rompo le scatole mille volte. Scherzi a parte, mi piace proprio questa piccola paura di sbagliare, mi porta poi a controllare e ricontrollare tante volte tutte le strategie e i documenti che devo chiaramente affrontare per svolgere il mio lavoro. Quindi la paura di sbagliare, secondo me, ci deve essere e deve essere sana, senza che diventi maniacale, però ci deve essere per affrontare bene il lavoro, però poi ci devono anche essere tutti gli altri aspetti, che sono per me il metterci la faccia, quindi io non mi nascondo mai, non lo faccio sui social, non lo faccio con i miei clienti, a me piace seguirli proprio in prima persona, soprattutto anche quando ci sono i problemi, perché lì bisogna risolverli, affrontarli. E mi piace poi dall'altro lato, poi tutto il lato che invece è il divertimento. Come affronto io il divertimento quotidianamente? Cioè amo quello che faccio, amo tantissimo il risultato, cioè vedere alla fine il sorriso, sia durante il processo, no, di quando entri in una casa per la prima volta e ti accorgi che è quella per loro, e poi li chiami e dici: Hello, ho trovato la tua casa! Quello è stupendo. E quindi proprio nella fase del mio lavoro io mi diverto tanto, e poi devo dirti che io costruisco anche dei rapporti con i miei clienti che vanno al di là del lavoro, nel senso che per capirli, per riuscire a entrare nelle loro vite, io poi stringo delle relazioni, ma subito, cioè ci deve essere empatia immediata. Per cui questo aspetto qui mi porta, no, a non parlare soltanto di aspetti prettamente lavorativi. Io devo entrare nella vita delle persone e per farlo, quando lo fai con il sorriso, con la passione, chiaramente poi ti diverti e questa cosa te la porti anche fuori dal lavoro. Quindi assolutamente sì. Grazie per aver notato questo posto, perché è uno dei miei preferiti. Eh sì. E poi metti la faccia e divertirsi, è proprio in factor. E noi per deformazione professionale, Veronica, leggiamo i curriculum. E quindi tu sei chiaramente molto brava nel relazionarti e nel comunicare con gli altri, chiaramente anche grazie alle tue precedenti esperienze, ovviamente un'attitudine, e nel corso di questa intervista chiaramente lo stai dimostrando. Però secondo me c'è anche un altro aspetto, no, che tu mi hai confidato in privato, cioè tu hai cinque fratelli. Ora, in qualche modo, un po' nel tuo lavoro, un po' nell'avere cinque fratelli, devi essere un po' psicologa. Questo ti ha aiutato un pochettino, appunto, nel capire le persone? Allora, partiamo sì, cinque fratelli, tra l'altro io sono la penultima, quindi vuol dire che quelli sopra ti chiederanno un'infinità di mansioni che tu dovrai svolgere o le prendi, no? Quindi cioè, gli obblighi della sorella quasi più piccola e chiaramente poi ti relazioni con persone che hanno un'età maggiore, che stanno affrontando momenti diversi dai tuoi, no? E quindi sicuramente questo aspetto mi ha portato a capire, comprendere e aiutare gli altri, cosa che io davvero amo fare quotidianamente. Oltre a loro, poi io sono anche una
con tante amiche, ho un gruppo di amiche stupende, imprenditrici che ci siamo conosciute dalla prima media, quindi io ho diciamo questa sorta di due famiglie, no? La famiglia biologica e la famiglia anche che mi sono creata, per cui proprio nel mio essere, nella mia personalità, capire gli altri è una cosa che mi riesce molto facile e che mi diverte anche, sono molto curiosa, faccio un sacco di domande tutto il tempo e questa cosa mi porta poi chiaramente a entrare in empatia anche in profondità con le persone che mi circondano e quindi anche questo aspetto poi a me diverte, per cui ci torna tutto. Certo, bellissimo. Quindi tu hai un'esperienza non perfettamente lineare, perché parte dalla comunicazione, arriva questo tuo nuovo lavoro, ce l'hai raccontata benissimo e abbiamo visto che quello che unisce il tutto, se non sbaglio, è il divertimento, è l'attenzione alle persone, è il coraggio, insomma, tutte queste cose che ci metti. Quindi ho trovato il filo rosso anche questa volta, insomma, Maurizio, che cosa dici? Yes, vero, 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 vero. Il tuo maglione. Giusto, oggi anche come mio Eh maglione. sì, grazie mille Ti Veronica, che ringraziamo chiaramente, no, tantissimo. hai l'infactor, poi in privato poi ci dai qualche consiglio per il nino d'amore dei nostri cartoon, perché sei l'ospite perfetto. Assolutamente, non Okay. vedo l'ora di mettermi alla prova. Grazie mille Veronica, ciao Grazie, ciao. Grazie grazie mille dell'invito. Ciao. a te, ciao.